In questo momento così difficile per la nostra nazione, probabilmente abbiamo riscoperto la nostra unità nazionale. I social sono pieni di episodi di condivisione fatta di canzoni, balli o la semplice possibilità di ritrovarsi su un balcone e salutarsi per sentirsi meno soli in questa forzata quarantena. E mentre i VIP si affannano a cercare fondi per i nostri ospedali e quotidianamente risuonano i messaggi di attenzione nell'affrontare questo virus, anche la radio ha deciso di fare qualcosa per sentirsi più vicina alla gente comune. Ieri, venerdì 20 marzo alle 11, per la prima volta nella storia del nostro paese, tutte le radio d'Italia, nazionali e locali e su tutte le piattaforme, hanno suonato l'Inno di Mameli e tre canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. E la Radio per l'Italia, l'iniziativa pensata per dare un segnale di conforto e di unione. Ed anche Radio Doppio Zero ha fatto la sua parte aderendo all'iniziativa nella giornata in programma. È la prima volta che accade a quasi 100 anni dal primo programma radiofonico che risale al 6 ottobre del 1924. Un'iniziativa straordinaria e unica che vuole dare ancora più forza a tutti gli italiani e all'Italia che deve andare avanti unita e mostrandosi coesa in questo momento di emergenza nazionale.